una giornata importante per ricordare ancora una volta Gio Petrosino. Quest'anno cade il 110° anniversario della morte di Gio Petrosino, che rappresenta un'icona per noi che delle tre associazioni di Padula, New York e Palermo. Oggi è presente anche una delegazione di New York. Cadendo il 110° anniversario, noi l'abbiamo ricordato anche per i suoi sistemi investigativi, che sono stati tra i primi sistemi che hanno preceduto gli sistemi investigativi di Falcone. Infatti lui creò il primo pool antimafia con l'Italian Branch, fortemente voluto da lui e dal presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt, che poi era assessore di polizia ai tempi in cui Petrosino diventò poliziotto, e anche quindi il pool antimafia che poi fu costituito da Falcone. E nello stesso tempo egli aveva quel metodo di travestirsi, quindi anche il cosiddetto sbirro in borghese, tra virgolette, che ai nostri tempi è comune, ai tempi di Petrosino non lo era, e già lui inventò anche quest'altro sistema. Fu un antesignano per quanto riguarda il tipo di indagini e delle investigazioni che faceva attraverso i confronti trasversali per poter raggiungere dei risultati, e quindi egli si può considerare antesignano anche per quanto riguarda questi metodi investigativi. Abbiamo tenuto anche con il presidente Leonardo Guarnotte, con una bellissima scuola e con il sindacato dei poliziotti, un convegno parlando proprio dei metodi investigativi da Gio Petrosino a Falcone. Sono passati ben 100 anni, eppure ancora la sua memoria deve essere ricordata proprio per mettere alla prova questo sistema che lui inventò, tra virgolette, già 110 anni fa. Ecco, abbiamo parlato del tempo, è una figura che supera i tempi e che è un grande precursore. È un grande precursore non solo per questi metodi investigativi, ma anche perché egli capì, come poi lo capì Falcone, di quelle che erano gli stretti contatti tra la mafia americana e la mafia siciliana, diciamo siciliana, 'ndrangheta, e anche le altre forme di criminalità organizzate che si sviluppano in Calabria, a Napoli, eccetera. Così come Falcone pure intuì questo stretto rapporto che c'era tra la malavita americana e la malavita organizzata qui in Italia. Quindi precursore in tante cose, e poi certamente dobbiamo immaginarlo un grande eroe, perché egli cadde nel preciso espletamento delle sue funzioni di poliziotto italo-americano, e fu sensazionale questa sua scomparsa. Poi la sua figura è stata ripresa, ricordata variamente, però quello che conta principalmente è che il personaggio rappresenta un'icona come primo martire delle forze dell'ordine. Sottosegretario Candiani, per la prima volta una rappresentanza del governo nazionale qui a Palermo per celebrare la figura di Gio Petrosino. È una responsabilità importante quella di ricordare Gio Petrosino, perché molto di quello che è accaduto ce lo ritroviamo ancora oggi nell'attualità. È una lezione importante quella di Gio Petrosino e della sua storia antimafia. Il primo vero poliziotto che iniziò a indagare e iniziò a farlo in maniera scientifica contro un fenomeno che allora era ancora da contornare. Sappiamo che a distanza di anni molto di quell'impostazione, molto di quella lettura resta valido. Dobbiamo essere determinati. La forza con la quale impattò l'azione di Gio Petrosino, che lo portò fino all'uccisione, è la stessa forza che ci spinge ancora oggi ad essere determinati contro la mafia. Oggi l'azione si spinge a togliere i beni, a togliere il patrimonio, a spogliare i mafiosi, con una determinazione che in questo senso sta dando buoni risultati, e su questo interveniamo e stiamo ancora facendo azioni costantemente.